Il prossimo pezzo che presenteremo è un brano dei grandissimi Whitesnake e si intitola Is This Love? Thank you.
E proseguiamo con un pezzo famosissimo dei Toto. Thank you.
Eppure manca qualcosa. Cosa mancano? Gli applausi del pubblico, che sicuramente si meriterebbero tantissimo. E benvenuti comunque al concerto della NAM, Nuova Arciano Music. Adesso vi presento questa band che avete appena sentito, si chiamano i Town Project. Davide Romanin alla batteria, bravissimo, tutti bravissimi. Leonardo Donadel, chitarra. Giacomo Dalbò, chitarra. Patrick Reganat, chitarra. Elia Lefebvre, chitarra. Silvia Magarotto, tastiere. Giorgia Romanin, voce. Ma io ho visto anche il super maestro Alberto Igne al basso. Adesso è il momento di un inedito. Un inedito scritto da Giorgia Romanin, che era la cantante fino a questo momento, e il titolo è Destin, la macchia. Giorgia, perché questa scelta, perché questo titolo e perché questo inedito? Ricordiamo che le parole sono sue e praticamente la musica, l'arrangiamento musicale è di tutti i ragazzi della NAM, quindi con Alberto in testa. Sì, perché esatto, questo? Mario. Il brano innanzitutto è il frutto del lavoro di ciascuno di noi. Ognuno ha messo la sua parte con la propria creatività, ma soprattutto con il proprio studio. Io ho scritto il testo e ho deciso di intitolarlo La macchia, perché narra di diverse situazioni che sono accadute e hanno lasciato il segno, ma soprattutto i fatti sono ambientati al giorno d'oggi, giorni in cui purtroppo prevale l'inquinamento, quindi la macchia ambientale. E soprattutto di questo testo il messaggio è importante, è trascritto nel ritornello soprattutto, ed è forse il mio motto di vita, perché appunto incita a lavorare sempre, a non farsi tirare indietro, a non tirarci indietro di fronte alle difficoltà, ma a cercare di andare sempre avanti in modo da raggiungere i propri sogni, che possono sembrare irraggiungibili ma con il lavoro si possono realizzare sicuramente. Allora ascoltiamo Destin, la macchia, con le parole di Giorgia, che in questo caso è anche alla tastiera. Coraggio alla musica della NAM.
Ma sono certo che anche voi da casa condividerete questo applauso virtuale, chiamiamolo così. Perché, adesso vi spiego subito, prima ho detto manca l'applauso, quello del pubblico. Per anni i ragazzi della NAM si sono esibiti più o meno sempre in questo periodo, in questa sala del cinema, ed era piena, piena, pieno di pubblico, sia in galleria che qua in platea. Purtroppo il Covid-19 ha tenuto lontano il pubblico. Potete seguire quando volete, a casa vostra, sui vari social, quello che state seguendo in questo momento. Insomma, poi non è mica finita qui, andiamo avanti. Adesso, qua mi viene ricordato che c'è il chitarrista Mattia Siega, che purtroppo ha avuto il bassista. Ah, ecco perché c'è Alberto. In realtà sono No, qua mi hanno quindi chiesto il chitarrista. No, ecco perché c'è Alberto al posto di Mattia, no? Ecco, ha avuto un male al braccio e non può suonare, chiaramente. Adesso cominciamo. Vado a presentare prima la band. Questa qui, vediamo come. Ecco. Allora, sono i Togo's Mistake, ok? Abbiamo Patrick Reganaz alla batteria. No, sì, batteria. Ah, eccolo, è già pronto. Poi abbiamo Elie Lefebvre, français, alla chitarra. Leonardo Bregato alla chitarra. Leonardo Donadella alla chitarra. Silvia Magarotto, voce, è già col microfono in mano. E Giorgia Romanin alle tastiere e voce. Adesso un brano famosissimo, bellissimo, della grande Anastasia. Left Outside Alone. We'll be right back.
Il prossimo brano dei Togo's Mistake è Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away, so I wouldn't go home, no. Just when things were right, doesn't mean that I always wrong. Just take the song, and you'll never feel left all alone. Take me to your heart, give me your bones. Just one more night, and I come in. Winding road. Bene, adesso sul palco un altro gruppo, però ricordo sempre della NAM, Nuova Alzano Musica. E si tratta delle Helen Hughes, giusto? Benissimo. Questo brano qui, il primo brano, The Doppler, era in originale cantato dai Fantastic Negrito. E adesso vediamo come va. Got no money.
Bene, visto che c'è il cambio della batteria, andiamo a presentarsi quelli e le new. Davide Romanin alla batteria, prima era Patrick Raganas, Mattia Sega, che non c'è perché ha male al braccio, abbiamo comunque sempre Alberto Igni al basso, Andrea Pagagnin alla chitarra, Elia Rampogna, chitarra, Greta Ortolan, chitarra, Silvia Magarotto, voce e tastiere. Elle New. Ha cambiato? Ha cambiato anche il basso? Ogni tanto viene. Ecco, beh, allora c'è Mattia, ecco. Ce la fai? Benissimo, buon ascolto a tutti, buon sentire dentro soprattutto. Between
prossimo brano, il prossimo pezzo è un brano molto speciale ed è Iron Sky di Paolo Nutini. Io dico, non disperate, l'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. Ma l'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori, e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo, perché finché gli uomini muoiono, la libertà non può essere soppressa. Non arrendetevi di fronte a uomini innaturali, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi persone avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita un'avventura meravigliosa!
Per il prossimo brano chiamiamo sul palco Giorgia e Leo. Il prossimo brano è un brano un po' particolare rispetto a quelli che abbiamo suonato e cantato fino adesso. È un brano di Elio e le Storie Tese, dico solo questo. Il brano in questione è, per la gioia di Leo, Spalmen. Sapete, lui è da anni che chiede di fare questo brano e finalmente è arrivato l'anno in cui facciamo Spalmen. Tra le maschere che un uomo può indossare ricordiamo l'argilla. Tra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il bronzo. C'è la maschera di ferro, c'è la maschera di Pippo, ma la maschera di merda te la fa solo spalle. Dixie è la ragazza della palla al piede, torna domani, ma adesso è il momento della cazzuola di Spalme. Che super sballo della confezione di Spalma Mega Transform Super Action, trovi a cartolina del concorso Spalma il tuo compagno di banco e vinci la cazzola laser di Spalma. Prossimo e ultimo brano è Line of Life degli LNU, è un brano che abbiamo scritto noi, e Line of Life perché? Perché in questo brano raccontiamo la nostra storia e secondo noi la vita è composta da relazioni che possono essere rappresentate da delle linee ed ecco perché in questo brano raccontiamo la linea, questa linea della nostra vita, la linea degli LNU e niente. Buon ascolto. Mm-hmm.
Allora, mentre tutti adesso saliranno sul palco, tutti i ragazzi e le ragazze della NAM, io vorrei consigliare a tutti voi che hanno seguito sui vari social questo bellissimo concerto, di consigliare anche i vostri amici di seguire, quindi indirizzateli, sia, non so, su YouTube o su tutti quanti, va bene? E quindi adesso andiamo a fare i ringraziamenti da parte ovviamente della NAM. Inizio con il comune di Forniavoltri, con la Proloco, con l'albergo sotto corona, tutto lo staff, mettiamo in testa Bruna in cucina, che è quella che vi ha rifocillato, e Michela, Roberto, eccetera, eccetera. Alberto e Andrea Biasin per gli strumenti musicali, vediamo anche il cartello lì. Poi i tecnici audio, Mattia Siega, Giacomo Dalbon, tecnici Liuci, Andrea Pacagnin, chiedo scusa, c'è la piega nel foglio, Leonardo Bregato, Leonardo Donadel, Elia Lefebvre. Ricordiamo che tutti i tecnici che si sono alternati qui alle console luce, console audio, sono anche quelli che sono stati sul palco a cantare e suonare, quindi sono sempre loro che sanno fare veramente di tutto. Ringraziamo anche Alberto Igne, dov'è? Ah, è lì, ecco, è il loro maestro, e devo dire che li maltratta, io ho visto, ho seguito un po' le prove, li maltratta, li massacra. Non è vero, ma il risultato poi si vede, no? Ecco, è un maestro, e poi fuori dal maestro è anche un caro amico, ecco. No, ho sentito ben che, mi ricordo che, cos'è quello, un gatto che piange? Hai detto uno che suona la chitarra, ti ricordi? Ecco, bene, e poi ringraziamo il tecnico video, Enrico Piva, che è quello che riesce a manovrare 8 telecamere in un colpo solo, quindi complimenti. Io direi a tutti ragazzi, ci vediamo il prossimo anno, spero in una condizione diversa, con queste poltrone piene di pubblico. Ciao a tutti!